Belli miei, bentornati in Mortal Kombat 11. Oggi terzo episodio di Cominciamo Male, in cui andiamo a esplorare un pochino tutti i modi in cui un giocatore che inizia adesso a giocare a Mortal Kombat può, per l'appunto, cominciare male. Cioè, quali idee il gioco ci forza nella testa in un modo o in un altro che però sono sbagliate. In questo caso, quest'idea il gioco ce la suggerisce proprio ed è bloccare blocca gli attacchi. Sono contento. E quindi, in teoria, tenere premuto il blocco è una cosa sicura. Solo che non lo è. Avete presente quei giocatori online? Sono il male assoluto. Quelli, cioè, probabilmente peggio dei giocatori di Sub-Zero e The Scorpion e The Jade e The un sacco d'arti. Quelli col microfono attivo. Cioè, quelli sono proprio il male vero. Ma nonostante siano il male vero, sono anche una fonte di informazioni. Qualche giorno fa giocavo contro un tizio che stava sempre in blocco. Io gli facevo i grab, lui faceva "Don't grab, stop". Allo stesso modo, qualche altro giorno invece mi trovavo contro un tizio che mi faceva i grab e io mandavo a vuoto e lui mi diceva "Why you don't block?". Ma altre volte ancora invece ti trovi contro gente e ti dice "You block so much". È chiaro che il blocco è un argomento complicato in Mortal Kombat. Generalmente quando uno appena inizia a giocare comincia male, nel senso che comincia pensando che bloccare sia un'opzione sicura. Cominciamo con i motivi principali per cui non lo è. Mettiamo il nostro amico a bloccare tutto, d'accordo? Primo motivo: se quando l'avversario mi si avvicina io tengo premuto blocco, sono suscettibile a grab, anche se tengo blocco basso. Secondo motivo: se io tengo premuto blocco, sono suscettibile a jump in, e se l'avversario jump in, sono suscettibile a una combo che starta in medio e che quindi non posso neutral crouchare. Ah, che c'ha lui di medio? Sì, sto coso, eccolo. Vedete, medio. Ma allo stesso tempo sono suscettibile di jumping grab. Così, se io vengo colpito da sta mossa aerea, l'avversario può scegliere di fa grab o di fa una mossa mid. Per battere il grab, neutral croucho. Ma se neutral croucho, la mossa mid mi prenderà. Perciò, qual è il vero problema? Il vero problema è che ho bloccato sta mossa in salto. Perché mai dovrei bloccarla? Io faccio un anti-air. Ora, molti personaggi hanno dei pessimi anti-air. Il Down 2 de Cabal non è proprio noto per essere un grande anti-air. Ma sto scemo c'ha sto schifo. Sto schifo. Ecco, sto schifo è un grande anti-air. Per dire un'altra cosa. Un altro motivo ovvio per cui bloccare non è un'opzione che ci mette al sicuro è il fatto che esistano overhead e low. Cioè, il fatto che esistano mosse che colpiscono basso e mosse che colpiscono dall'alto. Le mosse dall'alto le devo parare in piedi, le mosse dal basso le devo parare accucciato. Perciò in una situazione tipo questa e nella stessa stringa questo, come mi posso affidare al blocco? Qui il mio blocco è potrei azzeccarci e potrei sbagliare. Questo è vero per tutti i personaggi, qualcuno in maniera più efficace, qualcuno in maniera meno. Tipo Sub-Zero, no? È come blocchi. Così, de primo acchitto, immaginiamo che siamo in neutral e Raiden sta tenendo premuto blocco. Qui facciamo una bella mossa overhead e qui ne facciamo una low. Ok, proprio de prima mossa. Overhead, low. Overhead, low. Non è nemmeno durante una stringa, è proprio la prima cosa che gli viene in mente. Va in plus frame e fa overhead, oppure va in plus frame e fa low. E che te inventi? Se tieni premuto blocco, se credi che il blocco te salverà, sbagli di grosso, perché anche se blocchi giusto, sto scemo va safe, boom, safe.
Non credo che. Boh. Non punibile. Safe. Che gli fai? Che gli racconti? È chiaro che non puoi pensare a bloccare contro Sub-Zero, il blocco no, non ti offre alcuna sicurezza. Ma c'è di peggio, perché alcuni personaggi, tipo Cabal, sono completamente safe, tutto quello che fanno è safe. Uno magari blocca pensando che l'avversario farà una cosa unsafe e poi la punisci. E so contento, ma se l'avversario non c'ha niente, d'unsafe. L'unica cosa che possiamo ottenere dal nostro blocco è il turno. Oh, wow, grazie. Voglio dire, forward 2-2-4, safe. Forward 2-2, safe. Il che significa che uno poi interrompe qua e fa grab, invece di lasciare andare. Sto schifo, che credo faccia anche qualcosa dopo. Sì, ecco. Guardiamolo qua, safe, 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 safe. Cioè, questo è punibile con un down one se sei sub-zero e basta. Safe, 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 safe. Come blocchi? Cioè, che blocchi a fa? Per ottenere turno e so felice. Safe, safe, safe. E poi di nuovo, no? Grab. È chiaro che bloccare contro Cabal, considerando che può saltare e poi comincia a fare tutte ste cose. Perché? Questo ci dimostra molto chiaramente come il blocco, sebbene ci sembri la soluzione definitiva, in realtà non lo è. Ok, sì, se l'avversario è una pippa e non sai confermare, farà tipo questo. E qua possiamo punire. Certo, sì, senza dubbio. È online, è pieno di gente che fa robe del genere. Senza it confermare. Posso anche capire che Cabal non è il personaggio più facile del gioco da confermare. Senza dubbio. Ma è sempre la solita storia, no? S'accontentiamo di vincere solo perché l'avversario è una pippa e non perché noi siamo capaci? Questa è la grande domanda cui dovremmo tutti sottoporci, spesso e volentieri, pure in real life. Perciò, dato tutto sto demotivamento al blocco, che altre opzioni ci abbiamo? Voglio dire, se siamo in neutral, ma il nostro avversario ha un po' di vantaggio, oppure se sentiamo in dovere di bloccare, la domanda è che cos'altro possiamo fare? Tanto per cominciare, il movimento. Uno non ci pensa a quanto è importante il movimento di sto gioco, ma certi personaggi si muovono letteralmente a super velocità. Ora, Cabal lo fa, ma in un altro senso. Ma tipo Kotal Kahn, no? Kotal Kahn si può muovere a delle velocità imbarazzanti lungo il campo. E quel forward 2 copre mezzo campo. Lo stesso vale per Cabal, anche se non si muove proprio alla velocità de Kotal. Comunque, c'ha sti range, no? Sono folli. Perciò, usare i range è utile. Boom. Usare i range è estremamente utile. Anche nel senso di contrastare l'uso dei range dell'avversario. Una cosa che il gioco non ci dice è che quando un avversario attacca, parti del suo corpo sono comunque una hurtbox. Vedete quella gambina che va in avanti? Uno non ci pensa in sé per sé, ma quella gambina è colpibile. Se uno prende il tempo bene. Vedete come io non sto davvero colpendo Raiden, ma sto colpendo quella gambetta estesa in avanti. Boom, questo era un esempio proprio brutale, no? In condizioni normali non arriverei a Raiden, ma quando lui attacca io arrivo a Raiden. E questo è gestione dello spazio, ok? Capire l'avversario, creare spazio tra me e lui e poi contrastarlo. Op, op. Lui salta, io faccio un passetto indietro e poi punisco il suo attacco post salto, che ne so, robe del genere. E poi ancora, sfruttare il neutral crouch. Registriamo un pochino una cosa.
Op. Boom. Sappiamo che il nostro avversario tende a fare quello schifo un milione di volte. Possiamo challengearlo come visto prima. Oppure o neutral crouchiamo e andiamo per un bel down 2. Ora no, non conosco i combo di Cabal, però ecco, sono 3 piotte e mezzo e non so le sue combo, sto andando proprio così, a fiuto, capite? Questo per dire, se io bloccassi, qua sarei a meno 2, io stesso, cioè è in vantaggio di frame Raiden qua, perciò potrebbe continuare la sua pressione, ma... Per fortuna il gioco ci fornisce una cosa che si chiama Neutral Crouch. Ui. E via. Neutral Crouchare ci aiuterà anche contro certe opzioni molto comuni online, tipo quello che sta facendo in questo momento Raiden, cioè Low Poke Grab. Se io blocco, oh stracacchio, idem se magari blocco dopo essere stato colpito, che sarebbe anche l'opzione giusta perché sto unsafe, no? Cioè on hit, no? Se io vengo colpito lui è in vantaggio di frame. Qui lui è in vantaggio di frame, quindi bloccare avrebbe anche senso, ma se io bloccassi verrei grabbato. Vedete? Perciò, che fare in una situazione del genere? On block dobbiamo contrattaccare. Sta roba i down poke on block sono minus. No, non insistiamo a bloccare se abbiamo già bloccato il primo di questi cosi, no? Non ha senso restare a bloccare se il primo è stato bloccato. Se il primo è stato bloccato, tocca a noi. È inutile che lui rompe. Completamente inutile. C'ho mille modi per fare io, vedete? Cioè tocca a me se quello è stato bloccato. Se quello è un hit, lì la situazione è un po' più drammatica. E poi esistono opzioni tipo i tick throw. Cioè quei tipi di attacchi che dopo aver bloccato, vedete, un low poke, vanno direttamente in un command grab. E se i command grab sono mid, non posso nemmeno neutral crouchare, guardate. Ho mollato il blocco, eppure il grab mi ha preso. Sto mollando il blocco dopo il down one, ma il grab mi prende, perché è un grab mid, quindi non può nemmeno essere neutral crouchato. Come mi posso affidare al blocco? Se blocco, me via. Persino se neutral croucho, me via. Se mi colpisce però no. Capite come il blocco... A volte è persino più unsafe del... È un'esagerazione. Ma il blocco a volte è persino più unsafe dell'essere colpiti. Cioè anche se io qui cercassi di bloccare basso dopo essere stato colpito, quel coso non mi colpirebbe. Cioè è davvero curioso. Il modo che c'ho naturalmente è saltare, no? Se l'avversario ama fai i tick throw, io mi adatto. Dove quindi l'adattamento diventa il nostro vero blocco. Perché ci stanno un sacco di modi per giocare. Ogni giocatore a modo suo c'ha il suo modo per gestire il cosa fare nel neutral, quello che chiamiamo playstyle, no? C'è chi tende a tenere un po' di più il blocco. C'è chi è puramente YOLO e se frulla. C'è chi tende a usare molto il neutral crouch. C'è chi gioca molto sulla gestione degli spazi, quindi magari fa un tocchetto, se ne va, rientra, tipico dei giocatori de Cabal.
Pu, pi, pof, pif. Stato genere di gestione degli spazi qua, no? Oh, pa, pa. C'è chi gioca molto con i poke. Ognuno al modo suo. Una cosa che ho imparato io nel tempo, soprattutto su Smash Bros, è l'importanza delle hitbox separate, ok? Cose tipo queste. Pensate ai giocatori di Dvora che saltano e fanno milioni di volte lo stesso attacco in salto per ceccare sull'avversario, no? Una cosa possibile in qualche modo, anche se meno efficace pure con Cabal. Cosa si sta facendo qua? Si sta mantenendo una hitbox costante che mette paura all'avversario nel senso di avvicinarsi, no? Sta roba comunque resta sullo schermo per un pochino. È pericolosa. In questo senso anche il proprio attacco, voglio dire una banalità, l'attacco è la miglior difesa, regà. Cioè lo stile Mark Landers può essere una strategia. Persino nei giochi di lotta come Mortal Kombat, che di certo non è Smash Bros. Alla fine della giostra i giochi di lotta sono complicati. Potreste pensate sapere tutta la teoria del mondo, ma non è la teoria che vi porterà avanti. Anche fare, che ne so, una scorpacciata di conoscenza, se poi uno non la mette in pratica, alla prima partita in cui va, si ritrova a essere ucciso da cose che in teoria sa come combatte, ma in pratica non c'ha l'esecuzione nelle mani. Cerca di reagire col puro con la mente, quindi vede la cosa, la riconosce, cerca di reagire, ma è già troppo tardi. Dovete fare l'ultra istinto su sto coso. Vabbè, dopo questa direi che il video è finito. I giochi di lotta sono complicati. Sapere una cosa non è saperla mettere in pratica. E quindi niente. Nate online e sfrociatevi contro quelli che premono giù e quadrato tutto il giorno. Bella per voi. Bye bye.